Logos Web Radio. Ciao, sono Bruno Trebbi. Per la rubrica sportiva del Blogos abbiamo pensato di parlarvi ancora di orienteering. L'anno scorso, se vi ricordate, abbiamo intervistato due ragazzi della Masi, Nicola Ventura e Luca Bignami. Quest'anno siamo qui con una giovane casalecchiese molto promettente, Flavia Mesia, che è qui con noi, e gli chiediamo come ha cominciato e come ha conosciuto lo sport dell'orienteering. Ciao a tutti, io sono Flavia, faccio orienteering da più o meno un anno e mezzo. Ho cominciato a fare orienteering alla scuola media Galileo Galilei di Casalecchio grazie agli insegnanti di educazione fisica Novelli De Anna e Maurizio Sgarzi. In seguito, dato che amavo molto questo sport, sono entrata anche nella società di Sasso per migliorare, insomma, i miei risultati. E visto che hai parlato di Marconi 93, cioè la società sportiva di Sasso Marconi, ci viene in mente che giusto sabato scorso la Marconi 93 ha organizzato due gare presso il parco dei Prati di Mugnano, una sabato pomeriggio e l'altra notturna. Ci vuoi raccontare un po' come sono andate, come sei andata tu? I prati erano molto belli, la gara mi è piaciuta molto anche perché erano state tracciate da due giovanissimi di 15-17 anni. Le due gare sono andate mediamente bene, nella prima sono anche proprio arrivata seconda, quindi ho raggiunto un buon risultato, poi mi sono divertita, che è la cosa per me più importante. Nella seconda sono arrivata quarta, ma essendo di notte comunque mi sono divertita, la situazione era nuova e quindi va comunque bene, non importa il risultato ma il divertimento. Come fate a trovare le lanterne di notte? Di notte ci siamo allenati con un circuito di allenamenti che è stato creato dalle diverse società della provincia di Bologna. Con questi allenamenti ci siamo allenati a trovare le lanterne anche di notte grazie al supporto di una luce che attaccavamo in testa, insomma, che appoggiavamo, e così le abbiamo trovate anche nel prato, che io fortunatamente conoscevo un po'. E tu hai dato una mano anche all'organizzazione, no? Perché nell'orienteering a turno le società organizzano e ragazzi e adulti si organizzano perché le gare degli altri possano funzionare bene. Che cosa hai fatto? Io sono stata in partenza, diretta da Mauro Guizzardi, ho controllato che la gente partisse senza alcun problema. Al minuto giusto. Esattamente. E parlando invece di risultati agonistici, tu hai, come dicevi prima, è solo un anno e mezzo che fai orienteering, quindi hai avuto una sola stagione agonistica alle spalle che si è già comunque conclusa con risultati sportivi di altissimo livello. Tu vanti due podi ai campionati italiani, uno nella prova individuale e uno nella prova staffetta. E a parte ovviamente l'orgoglio per questi risultati già buoni a un'età giovanissima come la tua, e che cosa ti proponi per il presente e per il futuro? Io innanzitutto mi propongo di migliorare, perché nell'orienteering non si finisce mai di migliorare, quindi ogni gara impari sempre qualcosa, e non vuol dire che se una gara ti riesce bene quella dopo ti viene ugualmente, quindi mi propongo di migliorare molto e di divertirmi ancora. Certo, adesso sono nella nuova categoria, quindi è un po' più difficile per me raggiungere proprio i podi, però ugualmente piazzarmi bene per me è molto importante. Hai qualche gara a cui tieni particolarmente quest'anno che stai già programmando fisicamente e tecnicamente? Stanno ricominciando le Coppe Italia e per me sono molto importanti, dato che mi devo riapprocciare col Bosco, che per me è molto importante. Mi sto atleticamente ripreparando a gare molto lunghe o anche di media distanza, però concorrerò anche in gare sprint che mi piacciono sempre molto. E se un cittadino di Casalecchio, un ragazzo di Casalecchio volesse provare l'orienteering, dove gli consigli di andare? Gli consiglierei di partecipare a uno dei nostri allenamenti della mia società, perché comunque illustrano bene lo sport e perché provare non fa mai male. E magari di andare alla gara di Bologna che si terrà a maggio. Esattamente. Ringraziamo Flavia per l'interessante intervista, un saluto a tutti da Bruno e per Blogos Web Radio www.blogos.it. Yeah.